Bentornati sul canale Non aprite questo blog. Oggi siamo qua a fare l'unboxing e a parlare anche un po' di questo film, perché è veramente un cult, perché è veramente un'edizione fantastica. Stiamo parlando di Il ritorno dei morti viventi. Adesso qua non si vede una mazza. Stiamo parlando del Ritorno dei morti viventi di Dan O'Bannon. Questa edizione qua fa parte della nuova collana della Midnight Factory, Midnight Classic, che in passato ha visto presentati film come Carrie, lo sguardo di Satana, The Fun House, che altro c'era? Ah beh, L'armata delle tenebre, un'edizione pazzesca con dentro di tutto. Anche questa è un'edizione pazzesca. A parte il fatto che ha una fantastica copertina, insomma cover, illustrata da Enzo Sciotti. Se non sapete chi è Enzo Sciotti, vabbè dai, vi perdono. Però andate a informarvi se non lo sapete sul serio, perché insomma ha fatto delle locandine fantastiche per film storici e adesso sta collaborando con Midnight per fare queste. Adesso io la apro questa edizione, intanto vi dico cosa c'è. Contiene, da quanto c'è scritto, 5 ore di contenuti extra dagli autori di Alien e La notte dei morti viventi. Allora, detta così non si capisce, ma ve la spiego io tra poco. Intanto vi dico che dentro c'è il master restaurato a 2K del film, commento audio di Gary Smart e Chris Griffith, The Decade of Darkness, The Talking Dead, Designing the Dead, insomma saranno tutti speciali, adesso io non li conosco, poi vedremo. More Brains, il documentario definitivo, Come fare un morto vivente, Party Time, Il ritorno dei morti viventi in musica, dopo parleremo anche della colonna sonora perché è una bomba, Terre sconsacrate, una visita alla location del film, I morti sono risorti, il trailer sanguinario, il trailer ancora più sanguinario e lo spot TV. Insomma, c'è un sacco di roba. Intanto apriamo con il mio coltellaccio senza rovinare l'edizione. Speriamo, perché io sono veramente un babbo di mica e quando faccio ste robe faccio sempre i danni. Allora, intanto ve la faccio vedere senza la plastica. L'apriamo. Oh, guarda che bella. È fatta come al solito a libretto che si apre. Madonna, ma che figata è? Vabbè, che figata è? More Brain! Cervelli! Vi ricordate? Tanto l'avrete visto tutti, sto zombie qua che... Ma una delle scene più fighe. Poi erano fatti troppo bene gli zombie. Quindi ci sono i dischi, che sono tutti con la loro illustrazione, ve la giro. C'è il libro centrale. Ci sono i punk. Insomma, è bello quando ci sono anche un po' di foto del film, illustrazioni fatte ad hoc. Insomma, qua ci sono gli altri due dischi. E poi a me piace sempre guardare sotto, tutto perché ci sono delle foto sempre, delle illustrazioni, quindi del film. Che belluria è, ma che belluria è, belluria, ma che belluria. Parliamo di cose serie. Vediamo chi mi scrive. Taglia. Sì, guarda, ho finito adesso il video di Dragon Quest e adesso mangio una roba, facciamo che arrivo anche alle 3:30 se vuoi, eh. Ok, sì, perché ho chiesto a Taglia di venire dopo perché ero in ritardissimo per fare i video e quindi volevo finire questo video qua. I morti viventi sono sempre stati la mia passione e mi piacevano un sacco quelli di Da Casa, che fu il primo, insomma uno dei primi film che vidi quando ero giovane, che mi fece poi innamorare dell'horror. Però quelli erano morti un po', non so come dire, con dei superpoteri, no? Erano demoniaci, quindi potevano intervenire sulla psiche, potevano insomma modificare la realtà. Mentre invece i morti di George Romero sono quelli che mi hanno colpito di più, perché in qualche modo potrebbero anche esistere, cioè molto alla lontana, cioè ti immagini tipo un virus, non è che volano poi i morti di George Romero, cioè sono dei morti che vivono, sono qualcosa di più credibile. Tornando a Ritorno dei morti viventi, insomma è un film eccezionale, perché comunque ha diverse chicche che ora vi dirò. È un film che è fatto veramente bene, e se uno pensa che, cioè Dan O'Bannon, adesso io vi voglio chiedere una cosa, cioè voi sapete chi è Romero, sapete chi è Tobe Hooper, anzi molti non sanno neanche chi è Tobe Hooper, sanno solo chi è James Wan, purtroppo, ma chi è che si ricorda poi effettivamente Dan O'Bannon?
nessuno, perché Dan O'Bannon come regista ha fatto solo Il ritorno dei morti viventi e The Resurrected nel 92, quindi Il ritorno dei morti viventi nell'85 e The Resurrected nel 92, quindi praticamente ha una carriera da regista molto limitata. Ma in realtà lui viene dall'horror comunque come sceneggiatore, perché c'è scritto dagli autori di Alien e La notte dei morti viventi, perché lui comunque è sceneggiatore di film horror, scritto la sceneggiatura di Alien, ve lo dico per curiosità, non è un horror però è un film cult, ha scritto due episodi di Heavy Metal. Ha scritto, io me lo ricordo di brutto, cioè non me lo ricordo di brutto, però mi ricordo che mi piaceva di brutto. Ha scritto Tuono Blu dell'83, poi si è scritto Ritorno dei morti viventi e lo ha diretto, poi ha scritto Space Vampire di Tobe Hooper, ha scritto Atto di forza, che è un altro film che io apprezzo molto, anche se non è horror, è uno dei film di fantascienza secondo me più divertenti, più belli che ci sono, tratto da, comunque dai racconti di Philip Dick, quindi non stiamo parlando di un film del cazzo. Tra l'altro, parlando di Space Vampire, Il ritorno dei morti viventi doveva essere diretto da Tobe Hooper, in realtà era impegnato a girare Space Vampire scritto da Dan O'Bannon, quindi immaginate che tutta questa cricca di gente qua faceva parte di una specie di movimento di registi che facevano questo genere, quindi si conoscevano, diventavano amici, poi si influenzavano, facevano parte magari della stessa casa di produzione. Insomma, io ogni tanto penso, chissà come sarebbe venuto Il ritorno dei morti viventi diretto da Tobe Hooper e Space Vampire diretto da un altro, oppure magari Space Vampire diretto da Dan O'Bannon, e cioè è troppo bello vedere il retroscena di queste cose qua, perché è un po' come Sliding Doors, chissà cosa sarebbe successo se avesse rifiutato quello, magari una serie di film dopo non sarebbero venuti fuori. Comunque questo film qua, Il ritorno dei morti viventi, è costato tipo 4 milioni di dollari, quindi non è che ci hanno messo pochi soldi, infatti comunque si vede, perché secondo me ha degli ottimi effetti e un'ottima regia, insomma si vede che i mezzi sono stati messi, però ne ha guadagnati 14 milioni, quindi fate un po' a voi, insomma è andato piuttosto bene per l'epoca, nel senso che adesso le cifre sono diverse nei film, però investi 4 e ritiri 14, mica male. Invece in Italia non ebbe molto successo, un po' perché probabilmente perché era vietato ai 18 anni, che veramente mi sembra eccessivo, magari 14 sì, ma 18 mi sembra un po' troppo, e quindi niente, probabilmente anche per questo motivo non andò bene in Italia, però poi alla fine col tempo è diventato un cult. Questa pellicola qua ha anche un'altra particolarità, è forse uno tra i primi film di zombie commedia, cioè se ci pensate prima i film di zombie erano film di zombie, non c'era il lato comico, il lato leggero, la gag. Questo è un film ironico che ha anche dei momenti in cui fa un po' paura, almeno io quando ero piccolo insomma l'ho percepito così, però è molto comico, quindi è come c'è un termine che si chiama zoncom per definire le zombie comedy, quindi questo qua è diciamo il film spartiacque che poi ha dato vita anche a film un pochino più demenziali come L'alba dei morti dementi, che sicuramente è proprio quello, è proprio demenziale. Questo qua invece è un film che ha un lato molto forte ironico, ma non solo, c'è un'altra particolarità di questo film: è la prima volta che si vedono degli zombie veloci, iperveloci. Erroneamente si potrebbe pensare che la prima volta che, perché forse anche perché è più recente, che gli zombie hanno iniziato a correre sia stato in 28 giorni dopo di Danny Boyle, tra l'altro film che io apprezzo moltissimo. Invece no, è in questo film qua che gli zombie corrono, fanno e disfano e sono piuttosto violenti e piuttosto spaventosi. Infatti io mi ricordo che rimasi colpito dal fatto che correvano, perché pensavo già comunque il loro fattore diciamo di pericolo nasce dal fatto che sono tanti, che più sono e più si avvicinano e più diventa difficile poi di vincolarsi tra di loro, ma se tu gli attribuisci anche la capacità di correre, a quel punto siamo rovinati e quindi diventa ancora più terrificante come cosa. Tra l'altro un altro film dove corrono in modo assolutamente pazzesco, cioè, ma lì proprio corrono come Bolt, è Incubo sulla città
contaminata di Umberto Lenzi, dove, ecco, quello lì è un film che ricorda, secondo me, gli zombie di Incubo sulla città contaminata ricorda molto gli scrociati di Crossed, il fumetto di Garth Ennis uscito con Panini Comics, dove appunto gli zombie sono super veloci, super violenti. Comunque, queste erano le particolarità riguardo a insomma questo film qua. Tra l'altro, questo film qua ha una colonna sonora pazzesca, con per esempio i Damned, i The Cramps, ci sono dei pezzi pazzeschi, e poi c'è, vabbè, un pezzo comunque è fighissimo, perché secondo me anche un altro aspetto fighissimo di questo film è la scelta musicale, cioè sono stati messi dei gruppi comunque punk, cioè tutto molto figo, tutto molto anni 80, insomma c'è il pezzo famoso dei 45 Grave Party Time, versione zombie version, che accompagna la resurrezione dei morti dal cimitero, veramente una roba strafiga, strafiga, veramente, cioè stiamo parlando, questo è un film che ha un po' ridisegnato lo zombie, rendendolo anche, secondo me, cool, mentre prima era solo un mostro, in questo film qua viene ridisegnata la figura dello zombie e diventa... Lo zombie diventa cool, diventa un figo, diventa un personaggio divertente che ci può stare dentro. Ci sono scene epiche come i mezzi cani tagliati, i mezzi cani, quelli insomma, per studiare l'anatomia degli animali, che una volta che prendono, vengono contaminati col gas degli zombesco, iniziano a abbaiare, solo che sono a metà, una roba abbastanza ridicola da vedere, ma è divertente comunque, una scena abbastanza epica. Altra scena epica è quella dove gli zombie assalgono una macchina da polizia e uno degli zombie prende la trasmittente, adesso non ricordo bene, e chiama, dice di mandare altri poliziotti, che tradotto è mandateci altro cibo, quindi dice send more cops, mandate altri poliziotti. È una scena molto divertente, mi ricordo che mi piacque molto. C'è un'altra scena fantastica, se riesco vi metto un pezzo, dove cercano di uccidere lo zombie e non muore mai, perché non riescono a capire come si uccidono, no? Ed è molto divertente, perché sembra che facciano male a una persona accanendosi, e veramente c'è una scena epica. Un'altra scena molto bella, molto molto bella, perché comunque è metacinema, è una scena in cui, appunto, per spiegare questa storia dei morti viventi, un personaggio dice: ricordi quel film che si chiamava La notte dei morti viventi, riferendosi al film di Giorgio Romero? L'altro dice: certo, sì, è quello dove i cadaveri si mangiano la gente. Certo, dice. E cosa c'entra? Insomma, lo sapevi che tutta questa storia qua è una storia vera? È una figata, perché è proprio metacinema, cioè rimescola le carte in tavola e dice: ok, sì, è vero che era un film, ma in questo film ti sto dicendo che quello non era finzione, è realtà. Stupendo. È veramente un capolavoro. Io posso solo inchinarmi di fronte alla bravura di Dan O'Bannon, che ha fatto questo film capolavoro, nonostante non avesse una grande esperienza come regista, però evidentemente lavorare con tanti grandi del cinema lo ha aiutato, e probabilmente anche lui è un grande del cinema, che però non sapremo mai cosa avrebbe potuto combinare come regista. Come sceneggiatore, insomma, i suoi bei cult ce li ha nel curriculum. Scrivetemi nei commenti se avete visto il film, se vi piace, insomma, quello che volete riguardo a questo film. Trovate il link in descrizione per comprare Ritorno dei morti viventi di Dan O'Bannon. Sono un po' stanchino. Allora, per fare dispetto a uno che mi ha scritto che non devo mettermi gli occhiali per fare i video, allora mi sono messo pure il cappellino di Urban Giant. Ci vediamo alla prossima. Yo!